Salve ragazzi e bentornati a Video Game News, il TG di Every Eye che vi consente di rimanere sempre aggiornati in merito alle notizie più importanti del mondo videoludico. Iniziamo l'edizione di oggi parlando dell'attesissimo Drive Club. Il design director del promettente racing game in arrivo su PlayStation 4 ha dichiarato che Evolution Studio ha in serbo qualcosa di diverso dal solito per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi. Sembra infatti che l'intenzione degli sviluppatori sia quella di stupire gli utenti con un diverso approccio alla pianificazione dei DLC, che dovrebbe creare un rapporto privilegiato con la community, puntando al contempo sulla perfetta trasparenza con i giocatori. Si tratta di una dichiarazione decisamente misteriosa che non fa altro che accentuare la nostra curiosità in merito alla questione. Speriamo quindi di potervi dare presto ulteriori novità. Bungie ha pubblicato ufficialmente un nuovo aggiornamento per Destiny, lo sparatutto in prima persona disponibile su console di vecchia e nuova generazione. Le novità più importanti riguardano una modifica al sistema di decodificazione degli engrammi, che adesso ci forniranno oggetti sempre appropriati al loro colore e dunque alla loro rarità, escludendo quindi del tutto la possibilità di ottenere armi e armature più deboli, finalmente. L'update inoltre è stato esteso anche al sito web dedicato al gioco e all'applicazione per Android e iOS, che risulta adesso decisamente più leggibile e facile da consultare. Kingdom Hearts 2.5 HD Remix è da poco disponibile in Giappone ed alcuni utenti hanno già finito il remaster per PlayStation 3, ottenendo l'accesso al consueto filmato segreto presente in ogni titolo della serie. Il video di cui stiamo parlando tuttavia presenta al giocatore diverse sequenze provenienti da Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance, capitolo uscito esclusivamente su Nintendo 3DS e del quale si è rumoreggiato un porting nei giorni scorsi. Sembra dunque che Square Enix abbia ormai le idee chiare ed è quindi molto probabile che qualche mese prima dell'uscita dell'attesissimo terzo capitolo su PlayStation 4 e Xbox One, la software house decida di pubblicare una raccolta comprensiva di tutti gli esponenti del franchise. Nella scorsa edizione del nostro TG vi avevamo parlato dei problemi che il nuovo D4 Dark Dreams Don't Die sta riscontrando. L'ultima fatica di Swery 65 non sta registrando vendite soddisfacenti, fermata a poco meno di 10.000 unità acquistate in tutto il mondo. Interpellato in merito alla questione, il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, ha comunque voluto rassicurare i giocatori, affermando che nel prossimo futuro la casa di Redmond farà di tutto per promuovere ulteriormente il gioco in modo tale da poter garantire anche l'arrivo degli altri episodi. Telltale Games ha annunciato che entrambe le stagioni di The Walking Dead per PlayStation 4 ed Xbox One saranno pubblicate in Europa il prossimo 24 ottobre. Entrambe inoltre saranno disponibili sia in formato fisico che digitale. La Season 1 includerà ovviamente il capitolo bonus 400 Days. Attualmente la software house ha svelato soltanto il prezzo britannico, fissato a 24,99 sterline, mentre per i costi degli altri mercati europei dovremo rimanere in attesa di informazioni più precise, che arriveranno sicuramente nei prossimi giorni. Sony Computer Entertainment ha annunciato di recente i giochi che entreranno a far parte della Instant Game Collection questo ottobre. Gli utenti PlayStation 4 abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare dall'8 del mese Drive Club Plus Edition, Spelunky e Dust and Elysian Tale, mentre su PlayStation 3 si segnala l'arrivo di Batman Arkham City e Dungeons & Dragons Chronicles of Mystara. Su PlayStation Vita invece gli utenti potranno scaricare Pix the Cat e Rainbow Moon. E chiudiamo l'edizione di oggi proponendovi le nostre consuete top e flop news. Il top di questa settimana spetta di diritto ad Undead Labs. La software house ha comunicato che l'eccezionale zombie game State of Decay ha raggiunto l'incredibile cifra di 2 milioni di copie vendute su Xbox 360 e PC. Il team di sviluppo ha accompagnato la notizia di questo invidiabile traguardo con una nota volta a ringraziare tutti i giocatori che hanno acquistato e sostenuto il titolo sin dal primo giorno. Vi ricordiamo inoltre che la compagnia dovrebbe essere già al lavoro sul sequel del gioco, molto probabilmente destinato ad Xbox One e PC, mentre su entrambe le piattaforme arriverà State of Decay Year One Survival Edition, un'edizione migliorata del titolo attesa per la primavera del 2015. Il flop dell'edizione odierna invece non possiamo che assegnarlo a Microsoft. La casa di Redmond ha infatti comunicato che i dati di vendita di Xbox One in Giappone si sono dimostrati assolutamente deludenti ed inadeguati, peggiorando di molto la situazione già non rosea del lancio di Xbox 360. La compagnia ha affermato inoltre che spera di continuare a migliorare sfruttando anche il feedback degli utenti nipponici, in modo tale da offrire quei contenuti che il popolo del paese del sollevante si aspetta di ricevere. Con questo è tutto per il nostro Video Game News con il TG videoludico di EveryEye.it. Ci vediamo come sempre martedì prossimo. Ciao a tutti!